mi trovo a via Roma e un cartello mi indica posteggio a pagamento. Svolto a destra. E oltre qualche buco. Qualche trapezzo. Un po' di verde. Qualche tombino imbozzato e un altro trapezzo. Probabilmente quel Napoli indica che c'è il posteggio nei dintorni. Ma non vedo altra segnaletica. Comunque sono costretto ad andare sulla sinistra perché senso unico. Ciao e continuo per questa strada. Sulla destra. La strada è un po' buia, però all'ingresso del parcheggio c'è una buona illuminazione. Peccato che come entro, la prima cosa che noto e quel pomo di immondizia. Altra immondizia. E quindi qui le macchine certamente non possono passeggiare perché non si sa che si trova lì a terra. Mi devono essere colme. È buio e quindi le macchine evitano questa zona che potrebbe essere utilizzata. Ok. Il parcheggio anche all'interno è abbastanza illuminato. Una cassetta non è gente come era. Vediamo un dice bottino. Non manca. Anche qui non è possibile parcheggiare perché l'immondizia la fa da padrone e certamente non si parcheggia in prossimità di immondizia.
questo è poco illuminato e quindi poco usufruibile. Purtroppo dell'ampio parcheggio è illuminato solo quella zona lì, perché questa è completamente buia. Infatti solite immondizie, questo è l'ingresso, quindi se uno esce da questa zona ed è un ospite un battipaglia non è abituato, è un brutto bigliettino da visita. Diciamo che anche quest'altra zona non è illuminata. E proprio perché poco illuminato, l'immondizia che purtroppo non si riesce a vedere, la fa da padrone sotto il muro di cinta. Erbacce, buste e poco illuminazione. Ok, abbandoniamo la nostra auto e vediamo la città come si presenta. La tariffa è valida solo per quest'area. Okay. E poi si mette tutto ciò che mi vuoi. La strada troppo è buia, quindi non fa una buona impressione. Percorriamo da piedi. Sulla sinistra c'è il marciapiede, anche se con una barriera architettonica. Sulla destra marciapiede non c'è. Allora, per evitare che qualcuno ci butti sotto, percorriamo il marciapiede. È ampio, ben tenuto, il bambino mezzo rotto, ma nemmeno dobbiamo esagerare. Il marciapiede finisce con un muro, con un'abitazione. Quindi sono costretto a scendere in mezzo alla strada e non posso passare perché se passano le macchine non posso andare né a sinistra né a destra, perché a sinistra non c'è marciapiede, così anche a destra. Tutte le macchine pericolosamente. Aia, ecco. Povera Margherita. L'automobilista andava di fretta e quindi doveva scansarsi. Continuiamo a non avere marciapiedi né a sinistra né a destra. Illuminazione precaria. Qui ci sono una specie di protezione per i marciapiedi e quindi invece di mantenerci sulla destra ci manteniamo sulla sinistra.
purtroppo la protezione dura poco, perché finisce la protezione e c'è una macchina che mi ostacola, quindi ne trovo un'altra, macchina parcheggiata a sinistra. Io con marciapiede a destra, e quindi praticamente sono costretto a camminare in mezzo alla strada. Si vede una macchina, non so dove buttarmi, e queste e via 4 novembre. I pedoni, come si vede, devono camminare per forza in mezzo alla strada. La pericolosità, scegliamo una strada alternativa, via 21 aprile. A sinistra ci rinunciamo, manca il marciapiede, a destra c'è. Diciamo che se i cittadini fossero un poco più civili non sentirei un'olezza che purtroppo non posso trasmettervi. Qualche busto dell'immondizia sempre a terra, cartoni, immondizie conferite in orari non appropriati, un mucchio di immondizia pure qua. Non riesco a vedere i piedi dove si mettono, visto che è un tratto abbastanza lungo, e anche qui il marciapiede finisce, andiamo sulla destra, barriera architettonica, un bel gradino di 22-23 cm. E anche qui sono costretto a scendere perché un'auto e una casa mi impediscono, quindi tra due macchine, due file di macchine, passo io come pedone e se viene una macchina molto pericoloso. A destra impossibile, non so questo a che serve, mattoni messi uno sull'altro, boh. Strada dissestata, scalini vari, buio peste, non so dove metto i piedi, cacca di cane, qualcuno che occupa un po' il parcheggio, immondizia, e mi ritrovo più o meno nella vicinanza. Anche questa strada non è che sia sicura, né tantomeno percorribile in sicurezza. Per fortuna c'è chi veglia su di noi, poveri pedoni.